scorsi a Palazzo Campanella ha avviato, sento delle sollecitazioni, delle segnalazioni, delle realtà associative a Cighei e a Genova, nella provincia di Reggio Calabria, un percorso denominato Vittime del Pregiudizio, proprio per promuovere quella cultura della non discriminazione e anche far conoscere e promuovere i programmi di salute e prevenzione avviati da queste realtà associative. E quindi in questo senso nasce questo percorso, nell'ambito del quale si inserisce la presentazione del giornalista Domenico Latino, che rappresenta, come definito dal massimo ideologo Klaus Dani, che ne ha curato la prefazione, un romanzo di performazione. Un invito a riflettere attraverso la storia di Dani, ma anche attraverso altre storie di vittime del pregiudizio. Omosessuale. Fu la prima volta che a Gioia Tauro una via cittadina venne intitolata ad una
l'altro giorno anche è seduto con me, diventava il presidente del consiglio comunale, che chiede il parte di scrambi, che solitamente occupa la giunta, a chi è presente in generale della sala Cartone, la sala del consiglio comunale di Parma, pur in un periodo per certi aspetti bello, il più bel periodo dell'anno, che è quello natalizio, che è o dovrebbe evocare tutti noi sentimenti di pace, di concordia, di speranza soprattutto, e con però l'aspetto negativo che tutti siamo impegnati a fare cerimonie, a fare gli ultimi regali, a organizzare i genomi, perché è la fortuna di poterlo fare, abbiamo inteso organizzare Street Book in versione natalizia. Abbiamo già presentato un altro libro, oggi presentiamo qui a Parma il libro di Domenico Latino, che è un caro amico e che ringrazio. E siamo fortemente convinti che iniziative come questa, che è stata ideata, promossa già dalla prima amministrazione, ci trovo piacere, l'onore e anche la responsabilità di guidare, siamo fortemente convinti che è fondamentale stimolare la capacità di pensiero, un pensiero critico, e la lettura, non sono certo di scoprirla, aiuta la capacità di ragionamento, la capacità di formarsi un'idea bella, giusta, da confrontare con altre anche naturalmente antitetiche. E Streetbook ha proprio questa verità, questa razza, esportare cultura e intesa appunto non solo come nozione, come conoscenza, come apprendimento di altre informazioni. E penso che tante iniziative che abbiamo in questo senso di promuovere, che dà la possibilità di ricevere a casa uno dei quasi 200.000 libri che sono custoditi nella biblioteca della Casa della Cultura, ma le tante iniziative disseminate anche nei vari quartieri di Parma, proprio per far uscire dai palazzi istituzionalmente preposti, che poi c'è la Casa della Cultura, la Villa Terrepa, la sala, il palazzo appunto San Nicola, fuori, quindi coinvolge soprattutto le scuole, soprattutto i ragazzi. E in questo contesto riesco a realizzare la presentazione odierna, per la quale ringrazio tutti gli organizzatori, a partire dal dottore Parrello e chi si è prodigato perché oggi potessimo essere qui a presentare un libro che ritengo debba avere, al di là della storia del protagonista, che saluto, visto il video collegato, ringrazio, un concetto che dovrebbe essere basilare, anche banale, che purtroppo però così non è. Cioè il concetto della persona in quanto tale. Se noi assumessimo come proprio questo banale, basilare, ma fondamentale concetto, probabilmente oggi non avrebbe senso parlare di questo libro, e ovviamente questo discorso potrebbe estendere anche tanti altri poi derivati della mancanza di rispetto della persona in quanto essere umano, in quanto essere umano, in quanto tale, perché non avrebbe senso a quel punto parlare di violenza di genere, non avrebbe senso parlare di femminicidio, non avrebbe senso di parlare di guerra nel mondo, perché se tutti fossimo convinti con cosa che praticassimo il rispetto della persona, al di là dei capelli lunghi o corti, gialli o castani, al di là dell'altezza, al di là se si è magri o non magri, se si può piacere o meno, è chiaro che cadrebbero tutte quelle circostanze che derivano dalla mancanza del rispetto della persona in quanto tale. Sono concetti vero basilari e che noi mancano, perché se le nostre attitudini, per non parlare poi di paesi che magari sono nati sulla religione, non solo scrivono, ma addirittura uccidono chi ha altri orientamenti sessuali, che pratica determinati atteggiamenti, capiamo quanto ancora siamo lontani dai livelli di civiltà che possono dirsi accettabili. C'è ancora tanto altro da fare, poi sono convinto che parlandone, coinvolgendo le scuole, parlando anche forse, soprattutto tra noi adulti che siamo quelli ancora più restii ad accettare, dico questo termine che non è neanche appropriato, le differenze, forse riusciremo a vivere in una città più inclusiva, più tollerante, che anche un altro termine che è assolutamente improprio, però dà l'idea di quanto ancora ci sia purtroppo, repulsione per chi ha delle idee o dei pensieri o dei sentimenti che devono accettare per quanto tali diversi dai nostri. Per cui un ringraziamento a Domenico che contribuisce a questa crescita culturale e sociale della nostra civiltà con il suo testo, che è ancora un verso non letto, ma che vi riprometto di leggere quanto prima. Quindi grazie a tutti voi, buon Natale appena trascorso e speriamo di vedere. Thank you.
tra le istituzioni, tra la cittadinanza, ma anche tra gli studenti delle scuole. A breve il libro verrà presentato anche in alcune istituzioni scolastiche, proprio perché ci vogliamo impegnare perché si promuova poi il rispetto, il riconoscimento dei diritti fondamentali della persona e si condanni poi ogni atto di discriminazione. Allora, cedo la parola, parlando di diritti, di uguaglianza, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parmi, l'Avvocato Angelo Rossi, che ringrazio per la sua presenza. Intanto buongiorno ovviamente a nome mio personale e a nome del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che vi rappresento. Volevo premettere che io l'altro giorno, quando ho ricevuto il cordiale invito della professoressa Stancanelli, avevo liberi sottolineato la circostanza della mia impossibilità ad essere presente in queste giornate. Anche perché, come diceva giustamente il sindaco, in questo particolare di quanti noi ci sono anche gli impegni familiari ai quali molto spesso veniamo meno e almeno in questi periodi dovremmo rispettarne qualcuno. Detto questo però, quando mi è stato detto la ragione per il motivo di questo convegno, di questo incontro, di questa presentazione, ho ritenuto di doverci essere. Di doverci essere per una ragione fondamentale. Essendo io il rappresentante in loco del nostro foro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ritenevo che ho ritenuto che gli avvocati non potessero mancare. Non potessero mancare proprio in ragione di quella che è la funzione sociale che l'avvocato spetta. L'avvocato interviene in tutte le circostanze nella quale vi è una violazione di determinati diritti. Laddove vi è una violazione di diritti, l'avvocato necessariamente deve esserci. E allora il parlare e affrontare un tema del genere non poteva rimanere monco di un intervento come quello degli avvocati, in questo caso del rappresentante degli avvocati, insieme al Foro di Parmi. Detto questo, ritengo quindi questa presentazione, questo libro, particolarmente interessante perché innanzitutto accattivante la copertina, devo dire complimentarmi con chi la redatta, e accattivante ovviamente anche il modo di affrontare questo tema da parte del giornalista radio del quale conosciamo dei punti e capacità professionali. Dicevo accattivante perché chiaramente narra di quella che è una storia vera di un personaggio autentico che Davide, che qui non mi pare di aver sentito che sia in collegamento, che sostanzialmente narra quella che è la sua esperienza. E allora non c'è niente, secondo me, di più interessante dell'ascoltare quelle che sono le esperienze personali degli individui per potersi rendere conto di quanto determinati atteggiamenti possano far male a delle individui, a delle persone in carne ed ossa, che come noi ovviamente subirebbero e subiscono tutta una serie di condizionamenti che di fatto modificano la stessa esistenza umana. È facile, voglio dire, parlare di temi come quello dell'omofobia e come quello della violenza di genere in modo così ampio, generalizzato, è molto più difficile e molto più pregnante, secondo me, parlarne facendo riferimento a persone fisiche ben identificate, chiare, che hanno il coraggio, in qualche modo, di mettere in piazza quelle che sono le loro debolezze, quelle che sono state le loro difficoltà, quelle che sono state le loro cose. E allora il parlarne oggi è più che mai importante. È vero che tanti passi in avanti sono stati compiuti. Forse sono le nostre generazioni quelle un po' più ancorate ad una idea che vede l'uomo con determinate caratteristiche, che esclude l'uomo che invece si interessa ad un altro uomo. Mentre ritengo che nuove generazioni siano molto più avanti sotto questo punto di vista. Ma queste opere, l'opera appunto e il libro che oggi è stato e verrà presentato, è un'opera che secondo me ha il merito di affrontare questo tema, di affrontarlo in modo piacevole, di affrontarlo in modo chiaro, evidenziando quelle che sono le debolezze anche dell'essere umano
che in quanto tale non possono essere sottaciuti. Detto questo, dunque, ritengo che l'aveva affrontato questo tema, l'aveva affrontato in questa dimensione e l'aveva accostato a questo anche quella che è l'esperienza di Caristena, è un'opera certamente meritoria, un'opera meritoria che va al di là del libro, del fatto personale in sé. Ritengo che dobbiamo entrare nell'ottica, come diceva il sindaco, di trovarci di fronte a delle persone e di trovarci a delle persone che hanno in comune, che sono coppie eterosessuali, un sentimento, che è l'amore. L'amore è un sentimento che va oltre l'appartenenza o essere con delle tendenze sessuali o di altre tendenze sessuali. L'amore è un sentimento puro, un sentimento bello. Laddove c'è l'amore, là è un qualcosa che tutti quanti dobbiamo sposare, tutti quanti dobbiamo sottolineare come momento positivo dell'essere umano. Detto questo, dunque, auguro a tutti quanti voi un buon proseguimento di giornata. Se rimango qui in attesa di ascoltare quelle che sono le testimonianze degli autori e di coloro i quali interverranno con tutto, e auguro dunque a tutti voi un buon presentazione del libro. Volevo essere da Barbie e appunto
di vino latino che racconta la storia vera di D'Alessio. Come agente sindaco che saluto e saluto anche il presidente dell'Ordine degli Avvocati per la sua presenza qui, oggi concludiamo un percorso che è quello di Street Book che noi quest'anno abbiamo fatto. L'amministrazione ha organizzato, io nel ruolo di funzionario amministrativo mi sono occupato di organizzare negli aspetti logistici, noi abbiamo fatto Street Book in una sessione estiva a luglio che si è che ha avuto luogo nella Villa Comunale, nel Corso Campagni, nel Vedere Suiano, e poi questa sessione invernale natalizia di Street Book, dove abbiamo presentato due volumi, uno alla presenza degli studenti dell'Istituto Reinaldo del Vado, un libro storico, un libro scritto dal professore Giuseppe Caridi, ordinario di storia moderna dell'Università di Messina, e Ferrante, re di Napoli, che racconta uno spaccato storico della fine del 1400, quando il re Ferrante, rappresentante degli aragonesi, praticamente avevano questo regno di Napoli che poi diventò proponico fino ad arrivare poi all'unità d'Italia nel 1860. Oggi concludiamo le attività, sindaco, organizzate dal tuo assessorato alla cultura in sinergia con l'assessorato all'istruzione. Saluto il già sindaco, la dottoressa Solidea Sibillini, con la quale collabora anche giornalmente e gradevolmente, nel coinvolgimento soprattutto delle scuole, perché Street Book è una iniziativa che si inserisce nel riconoscimento che il Comune di Parma ha ricevuto ancora una volta di Città che Legge dal Ministero della Cultura, e ha ricevuto anche dei finanziamenti in questo senso, tant'è vero che la nostra biblioteca, come diceva il sindaco, che è una delle più attrezzate, delle più antiche della Regione Calabria, è stata arricchita anche di altri volumi e di un'ultima edizione, di un'ultima uscita, di un'ultima pubblicazione che abbiamo potuto acquistare grazie proprio ai contributi ricevuti dal Ministero. Una particolare attenzione al libro e alla lettura, ma al libro nella sua forma classica, perché non me ne vogliono, diciamo così, gli avanguardisti, non me ne vogliono quelli che si occupano di social, ma la lettura di un libro in formato cartaceo sicuramente dà delle sensazioni e delle emozioni che mi sia consentito, non sono assolutamente né quelli abili né quelli di una lettura sui social, anche l'informazione non transita sui social, ma noi ci teniamo a che il libro sia soprattutto per le giovani generazioni uno strumento di lettura e di formazione. Il libro è Mino Latino. Mino Latino per me è più che un amico, Mino Latino è un fratello. Noi diciamo siamo amici da più di 30 anni, da quando Mino frequentava il liceo classico, io ero responsabile del laboratorio teatrale che per un nuovo istituto con la mia associazione culturale e orientale avevamo realizzato presso la suddetta scuola, la Nicola Pizzi, ed era praticamente l'anno 1994, quindi praticamente sto parlando di 30 anni fa. E naturalmente in questo percorso abbiamo fatto tante attività insieme a Bonino, e oggi sono veramente lieto del fatto che l'amministrazione comunale di Parma, nella persona del sindaco e del vice sindaco, hanno accolto la proposta di Mino Latino affinché anche il Comune di Parma potesse in questa occasione presentare quest'opera, un'opera di indubbio valore, di indubbia tematica attuale, quotidiana, che ritorna sempre e che in maniera molto seria deve essere affrontata, conosciuta e soprattutto deve essere anche veicolata per far capire soprattutto alle giovani generazioni qual è l'approccio che ci deve essere, l'approccio giusto che ci deve essere con le comunità LGBTIQ+, e di questo ci dirà meglio poi Natascia Maesi, che saluto e che è in videoconferenza, così come saluto anche Davide Slo, che è il protagonista del libro. Il libro scritto da Mino Latino dopo una serie di interviste a cuore aperto che Davide gli ha donato e di cui gli ho fatto nome, di cui lui ha poi sarebbe realizzato il libro. Un libro, dicevo, che io ho letto
naturalmente conosco nelle sue dinamiche anche di preparazione. E la mia personale opinione, per introdurre l'argomento, per andare al nocciolo del discorso, entrare nel nucleo dell'argomento di oggi, è che a questo riguardo la nostra comunità locale e la società più in generale dovrebbero imparare a rispettare le scelte sessuali di tutte le persone. Io sono un eterosessuale, molti di noi lo sono, forse la stragrande maggioranza di quelli che siamo qua oggi sono eterosessuali, ma dobbiamo rispettare le scelte sessuali di chi è LGBT di Q+, con un sentimento di accoglienza e di inclusione, non considerando gli diversi, senza pregiudizi nei loro confronti, senza emarginazioni, senza ostracismi o addirittura violenze e persecuzioni, come spesso è accaduto e ancora purtroppo accade. E così come liberamente si può scegliere la propria fede politica, di destra, sinistra, di sopra, di sotto, religiosa, cristiano, buddista, ateo, diavolo, più ne ha più benetta, o la fede anche sportiva, consentite, bianco nero, rosso nero, grigio chiaro, allo stesso modo bisogna accettare che ogni individuo possa essere eterosessuale o LGBTIQ+, senza per questo sorprendersi, senza stare a disagio, o peggio, senza riferire contro chi ha fatto un'altra scelta diversa dalla nostra, ma che è uguale alla nostra, che ha la stessa dignità di chi è eterosessuale. Per fare questo bisognerà forse cambiare i riferimenti educativi e gli stereotipi culturali. Noi siamo cresciuti con il mito, e non mi mettete a ridere, ma abbiamo vissuto con il mito di Tarzan, di Sandokan, di Superman, con i fumetti di Tex Miller, con i fumetti di Zagro, con il comandante Mark. Noi abbiamo vissuto giocando con BBG. Davide Sgro non aveva BBG, non aveva Ken, aveva una Barbie e si è identificato nella Barbie che era il giocattolo di lui preferito. Non aveva l'uomo ragno, non aveva l'uomo tigre. Forse bisognerebbe dire basta agli stereotipi del macismo, basta, per dirla con Antonello Venditti, a Rocky Rambo Stinte, che la tecnica di loro così, i macho men, i vincenti, gli eroi, ma per vivere bene e con dignità non serve essere eroi, ma basta essere galantuomini tolleranti e aperti al dialogo, galantuomini inclusivi e accoglienti, come diceva Luigi Pirandello, e scusate il riferimento teatrale, è molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere una volta tanto, galantuomini si deve essere sempre. Dovevamo parlare del nostro giocattolo preferito. Io,
Cighei, primo presidente donna della storia di questa realtà associativa, Natascia Maesi, che ringrazio per la sua vicinanza alle iniziative promosse sul territorio regionale. Quindi grazie Natascia per essere qui con noi. Grazie a voi, mi sentite? Mi dispiace molto non essere presente a questa iniziativa, ma le distanze sono piuttosto impegnative da dire in questi giorni poi complicati. Vi ringrazio moltissimo per aver replicato questa iniziativa, ho partecipato anche alla Regione Calabria e vi ringrazio anche di aver coinvolto, diciamo, a Cighei questa riflessione sulla violenza, sui pregiudizi, sulla discriminazione a partire dal libro dedicato alla storia di Davide Sgrover. Quindi ringrazio Domenico Latino, ringrazio le istituzioni presenti, farei un passaggio non soltanto per ringraziare la Maria Scardarelli, ma anche il sindaco e il dirigente che mi ha appena preceduto, il dottor Parrendo, per il suo intervento su cui vorrò tornare, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parmi Rossi e tutte le persone invitate e presenti che hanno deciso di utilizzare il loro tempo questa mattina in questo modo, che mi sembra un legame importante che ci facciamo in questi giorni, che sono giorni anche di bilancio per quanto riguarda i diritti delle persone LGBT qui a Vasta. Questo è stato un anno nero, non ve lo voglio nascondere, per la nostra comunità. Il bilancio, come dicevo, non è positivo. L'Italia è al 34° posto in Europa quando ha diritti e tutele per persone gay, lesbiche, sessuali, trans, queer, intersex, asessuali. Perché abbiamo la maglia nera su molte questioni importanti. Per esempio, siamo il paese più transfobico in Europa. Nel 2022 abbiamo registrato il numero più alto di omicidi e suicidi trans. Abbiamo registrato come ACV attraverso il nostro report annuale quest'anno, con i dati riferiti al 2022, oltre 150 episodi di omofobia, transfobia, che, uso le parole del Presidente Mattarella, sono una vera e propria piaga sociale insopportabile, che non è più possibile tollerare. Arrivano a fotografare questa situazione anche i dati di Istat, una ricerca che è rivolta a pensare esclusivamente alle persone omosessuali, quindi non sono comprese le persone transgenere in questa indagine, e che ci parla di una percezione di maggiore insicurezza da parte delle persone gay e lesbiche all'interno di questo paese, nelle strade, nei luoghi di lavoro, persino in famiglia. Il 74,5% delle persone gay e lesbiche hanno dichiarato di aver paura a tenere per mano il proprio padre, la propria madre. Ora, questo è un dato che secondo me deve farci riflettere, vuol dire che il clima è cambiato, cioè le persone non si sentono, le persone LGBT qui a Vasta si sentono ancora meno al sicuro di quanto si sentissero prima, oggi, nel nostro paese, e la ragione, secondo noi, è proprio una violenza di tipo istituzionale, una violenza di Stato che si sta, come dire, riversando sulla nostra comunità. È una violenza senza precedenti, perché è una violenza legittimata dai discorsi d'odio di politici e anche dei media che gli fanno eco a questi discorsi, ed è una violenza che quindi, se è legittimata dall'alto, da chi dovrebbe rappresentarci, viene anche sdoganata dal basso, cioè arma le mani delle persone che si sentono autorizzate a mio punto ad agire discriminazione e violenza nei confronti delle persone che non sono conformi alle aspettative di genere, che fanno scelte affettive, oltre che sessuali, diverse dalla maggioranza delle altre persone, che sono in relazioni che non sono basate su un modello unico familiare composto dall'uomo e dalla donna. E questo è stato un anno nero anche perché soprattutto sono finito nel mirino degli odiatori di professione le persone ricche.
strutture in lui. Io questo lo voglio dire in maniera molto chiara. Sono finite in questo minimo della violenza, sono bersagli di questo tipo di violenza, soprattutto i bambini e le bambine delle famiglie omogenitoriali, le famiglie composte da uomini e donne e uomini, che rischiano di trovarsi dalla sera alla mattina senza uno dei due genitori, il genitore intenzionale, il genitore non biologico riconosciuto dallo Stato. Sono finiti nel minimo di questa violenza gli adolescenti, i preadolescenti, i minori con varianza di genere, che stanno affrontando dei percorsi di affermazione e probabilmente avete sentito parlare dell'interrogazione parlamentare del senatore Gasparri, che getta un clima di sospetto, che attiva una macchina del fango su quello che avviene all'ospedale Careggi. Io sono a Siena in questo momento, vivo a Siena, e so benissimo come funziona l'ospedale di Firenze, che rappresenta l'eccellenza dei percorsi di affermazione di genere per le persone trans che hanno meno di 18 anni e che vi trovano un punto di riferimento, dei percorsi molto seri per poter essere se stesse e poter alleviare, come dire, la sofferenza, la fatica che viene dalle trasformazioni anche che in libertà il corpo ha, e quindi attraverso i farmaci che sono definiti bloccanti, quello che andiamo a fare è cristallizzare in maniera totalmente reversibile, senza conseguenze per la salute queste creature, andiamo a cristallizzare uno sviluppo puberale che creerebbe grande dolore, grande sofferenza alle persone che lo sentono da propria identità, non si potete al corpo che hanno sostanzialmente. Quindi cosa facciamo così? Perché questo non si racconta, evitiamo le conseguenze di questa sofferenza. Molte ricerche hanno dimostrato che c'è un'incidenza molto alta in questi minori che non possono accedere a questo tipo di bloccaggi, c'è un'incidenza molto alta di disturbi alimentari, di tendenze autolesioniste, di istinti suicidari. Quindi noi semplicemente con dei percorsi di supporto psicologico, con degli spazi di trasformazione di queste persone, con l'aiuto di questi farmaci, permettiamo loro di vivere più serenamente e anche di consapevolizzare meglio la propria identità di genere, quindi prendere decisioni importanti sul proprio corpo e sulla propria vita e in una condizione di maggiore serenità. Questo lo dico perché bisogna fare chiarezza sulle tante, sul clima normo che viene costruito sulla base anche di informazioni sbagliate che vengono date alle persone. Quindi quello che dobbiamo fare come comunità educante, per accettare la responsabilità di educare e di crescere, di evolvere in qualche modo, è assumerci la responsabilità di abbattere i pregiudizi attraverso la conoscenza. Questo è un fatto importante, diffondendo, voi siete dei moltiplicatori importanti da questo punto di vista, informazioni corrette rispetto alle narrazioni anti-gender, campagne su cui fare come ideologia gender. Quello che dobbiamo fare è promuovere il cambiamento attraverso le scelte concrete. Da tempo noi chiediamo una legge di maggiorità contro l'omofobia, trans, afobia, contro le discriminazioni basate appunto su identità, orientamento, sesso, genere e abilità. Da tempo noi chiediamo che nelle scuole siano obbligatori i programmi di educazione alle differenze rispetto all'affettività e alla sessualità positiva, perché quello è l'unico strumento efficace di prevenzione della violenza, del sessismo, e quindi mi riferisco anche alle parole di chi mi ha preceduto. L'unico modo per mettere in discussione quell'idea di mascolinità tossica, perché appunto non tutti gli uomini sono quei macho men, quei maschi violenti di cui appunto stavo parlando prima, però è anche vero che c'è una responsabilità collettiva che i uomini devono assumersi nel disinnescare questa violenza, e lo devono fare da varie parti, educando ad un altro tipo di mascolinità, ad un altro tipo di mascolinità che appunto che non abusa, che non insulta, che non mette né le donne né gli altri sull'identità in una condizione di subordinazione. Questo è il lavoro culturale che dobbiamo fare insieme, e in questo momento dove il Sud possa essere un motore
contrasto non storie di scarto come quella di Davide e storie di resistenza molto, molto importanti. Sentirsi sempre meno della condizione in cui si trovano le persone LGBTQIA+, dal mio punto di vista, dare immagine quindi la condizione di marginalità a cui si costringe spesso questa società, dal mio punto di vista è uno spazio di possibilità, è un'occasione per costruire un'alternativa a una società diversa da quella che abbiamo in questo momento. Però non lo possiamo fare da sole, lo dobbiamo fare insieme a voi, è fondamentale avere alleati e alleate eterosessuali che abbracciano sinceramente questa causa, che si impegnino in questa lotta per i diritti di tutti, cosa vengono di fatto che appunto non si può limitare nessuna a dando più diritti a chi non ne ha sostanzialmente, dando piena cittadinanza ai cittadini e cittadine serie B che sono in questo momento le persone LGBTQIA+. Quindi concludo ringraziandomi ancora una volta e rinnovando il fatto che abbiamo bisogno di iniziative come queste per diffondere la cultura dell'accoglienza, dell'inclusione, della pace, della convivenza pacifica tra le persone contro una cultura dell'odio e della discriminazione, ma abbiamo bisogno anche di atti concreti e le amministrazioni locali, insieme alle associazioni del territorio, a Gelo, a Cile, possono realizzare. Le amministrazioni locali, le amministrazioni regionali hanno il grosso potere, hanno gli strumenti concreti che possono mettere a disposizione della comunità LGBTQIA+ per migliorare la loro vita, a partire banalmente dall'identità ALAS che può essere assunta in tutti i contesti lavorativi, a partire dalle formazioni specifiche sul personale, sulle persone che fanno lavoro di accoglienza al pubblico. Ed è possibile costruire servizi che agevolano le persone LGBT nei loro percorsi di salute, ecco, e questo è davvero molto importante, io vi invito a farlo concretamente, perché è questo lavoro che voglio fare sostanzialmente pensando al nuovo anno, in un clima, e queste sono le parole da pensatrice, di una femminista che ho avuto, che è Benux, in un clima di istruzione e di disperazione che prima in cui si trovano spesso a vivere le persone marginalizzate, le persone escluse socialmente in ragione di una loro caratteristica o in ragione delle relazioni e degli amori che decidono di vivere, in questo clima la speranza è essenziale. È essenziale a qualsiasi lotta politica, guardate, per il cambiamento radicale. È essenziale continuare ad avere speranza e io penso che noi oggi qui abbiamo proprio concretizzato questa speranza, l'abbiamo trasformata in un impegno che ci prendiamo nel 2024, che sia un anno di lotta e di cura, oltre che di resistenza. Grazie mille. Noi ci impegneremo per portare avanti questa battaglia attraverso anche delle proposte di legge regionali mirate che possano supportare iniziative come queste e promuovere la parità dei diritti di tutti. Grazie ancora. Non so se tu ti trattieni, ecco, oppure ci... Purtroppo mi devo lasciare, quindi mi scuso perché ho un altro video che non ve lo riesco, un altro collegamento che non riesco a invitare, però grazie davvero per l'invito e abbraccio tutte le persone presenti e davvero ringrazio per il loro supporto. Grazie a te. Importante della sua infanzia, l'arte, l'ho trasposto anche in parrocchia, quella del Santissimo Locale.
giorni. I migliori amici di Davide erano tutti i nostri compagni di scuola, con i quali ci si vedeva più spesso. Trovarti negli anni altri compagni di scuola gli avrebbero regalato tanto dolore, ma nelle elementari c'erano Alessio, Serena e poi un ragazzo che aveva qualche difficoltà. Oggi diventa un bambino speciale. Mentre gli altri lo ricavano, io non ho mai avuto nessun problema a frequentarlo. Spesso andavo a casa sua e lui altrettanto spesso era a casa mia. Questo è stato il mio approccio con quello che oggi definiremo università, che per me non esiste, perché comunque sia, si è e basta. Ognuno con le proprie difficoltà, i propri pregi e i propri difetti su quali lavorare per migliorare. Cedo la parola all'avvocato Lucio D'Artola, già vicepresidente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio di Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria. Grazie Lucio per essere. Grazie a voi, buongiorno a tutti, grazie per questa accoglienza, grazie a Anna Maria in primis che da subito quando ci siamo incontrati e conosciuti alla regione ha chiesto di poter realizzare qualcosa insieme anche dopo la prima presentazione. Grazie a Domenico che ha scritto questo libro che ci dice tante cose e mi soffermerò solo su alcune parole che secondo me oggi continuano a risuonare. Grazie a Davide perché ci permette di continuare ad accendere luci sulla nostra realtà, ci permette di continuare a lottare sotto tutti insieme, sotto un unico cielo, non è con un'unica bandiera che probabilmente è quella della persona umana, non è altro. Grazie a Marco, che è un amico che ha raccolto in prima battuta le necessità, il grido di aiuto di Davide ed è intervenuto. Due passaggi che spesso e volentieri non sono collegati. Io posso ricevere una telefonata, non è detto che da questa telefonata poi scaturisca qualcosa. E Marco ha fatto tanto, come se mi permetto di dirlo perché l'amicizia che ci lega è antica, posso dire. E mi soffermo, grazie anche al Presidente del Consiglio dell'Ordine, che in questo momento non c'è, ma grazie per le parole che ho utilizzato, lo dico da avvocato, è importante che le figure istituzionali siano presenti, è importante che si esprima su determinati argomenti che riguardano tutti, non solo in realtà LGBT di aula. Dalla lettura del libro, devo essere sincero, io non l'ho letto ancora tutto, lo sto continuando a leggere e quindi alcune, appunto, tre parole che mi sembrano molto importanti. Intanto il caso di Davide fa capire quanto sia importante il dato di emersione della realtà. Non stiamo leggendo, non leggeremo, non leggeremo. Io non sto leggendo un racconto, sto leggendo forse più una cronaca, una realtà, un qualcosa che avviene nelle strade delle nostre città. Io sono di Reggio, quindi mi permetto di sentirmi anche un po' di parli, non essendo noi tutti una città metropolitana. Realtà, situazioni che avvengono nella nostra città, nelle nostre vie, nei nostri quartieri, nei nostri ambienti lavorativi. E quindi emersione. Il primo dato che emerge è questa solitudine di Davide nel momento in cui si rende conto della situazione che sta vivendo e a chi mi rivolgo. Lo dico, non lo dico, come lo dico. È stata necessaria la reazione di Davide. Necessaria per l'evidenza, per la pesantezza di ciò che ha subito, ma è stata necessaria non solo per Davide, perché far emergere il dato delle violenze subite non è una cosa scontata. Lo abbiamo visto per quanto riguarda anche altre piaghe della realtà sociale, che anche attuale, anche moderna, penso al femminicidio, tutto il percorso che ci ha portato alla tutela della donna. Non è scontato, appunto, che emerge. E già questo restituisce dignità quantomeno al grido d'aiuto della persona LGBTQIA+.
quindi è un dato tecnico. Un altro aspetto più tecnico probabilmente, ma da avvocato non posso che rilevarlo, la denuncia, che attenzione non va conclusa per l'elezione. La denuncia tecnicamente intesa è quel portare a notizia le autorità competenti perché intervengono e possano tutelare il bene di tutti. Bene, quando Davide subì il primo atto da tutte le scritte sulla macchina, contattò anche me, mi scrisse e chiaramente lo rimandai subito al comitato arcivescovile di riferimento, quindi il comitato arcivescovile di Catanzaro, e continuai a domandarmi cosa avremmo potuto fare anche professionalmente. La desolazione, e non utilizzo a caso questo termine, la desolazione professionale dell'avvocato di non avere norme di riferimento, non per la tutela della vernice, del danno materiale subito, ma per quella lesione profonda ad uno dei componenti della personalità di una qualunque persona, in questo caso di danno, in quanto non tutelata, proprio quello che ci diceva la Lascia, la mancanza di norme di riferimento che possano tutelare, che sia un crimine d'odio, che sia un aggravante, che sia comunque un minimo di riconoscimento della lesione profonda, appunto, che vive la persona LGBTQI ha nel momento in cui viene offesa per questo suo essere, e non per ciò che sceglie di essere, ma per ciò che è. I diritti umani fondamentali della persona non possono essere in alcun caso, in alcun modo e da nessuno messi in discussione. Però su questo argomento ancora tutti siamo, permettetemi, latitanti. Ad oggi ancora non c'è una legislazione che possa prevedere non il giusto risarcimento, ma, come diremmo in termini tecnici, questo assurgere del dato a valore giuridico. Questa è stata una desolazione, e così come ho vissuto io professionalmente, non potendo dare una risposta tecnica, pronta, come si dice al cliente, benissimo, facciamo una lettera, scriviamo il ricorso, agiamo l'azione. Non è stato possibile agire per poter ricostruire quella lesione della dignità della persona. È stato possibile semplicemente avere un risarcimento danno. Va benissimo, ma non è questa la richiesta di giustizia. La richiesta di giustizia sta su un altro piano, che è quello sostanziale e che è quello del diritto fondamentale di Davide e di ogni persona ad essere riconosciuto. Un altro termine che per me è importante, che se volete, che è stato ripreso, che ho sentito più volte, è proprio il termine responsabilità. L'esperienza di Davide è che emerge dal libro in maniera forte. L'esperienza di Davide crocifigge tutti. Certo, siamo andati nella lei crocifissione, però non è tanto sbagliato, crocifigge tutti perché mette tutti di fronte alla propria responsabilità. Ma quale responsabilità? Non quella di tutelare Davide, ma quella di agire per costruire un qualcosa di migliore. A me non piace utilizzare termini di paragone. Tento sempre, spesso, nella costruzione delle mie frasi, di non mettere il più e il meno. Ma sono certo e sono convinto che una realtà migliore esista e si possa costruire, e la dobbiamo costruire. Io sono contento, ne parlavamo prima, di vedere che oggi siamo tanti con la pelle, mi permetto di dire siamo perché io inizio ad averlo. Ma
non sono giovani intesi come categoria per farlo questo lavoro. Siamo noi, con senza ripetibiliano, siamo noi persone che una consapevolezza di se stessi e della realtà che abbiamo costruito. Allora, ecco, questo concetto di responsabilità è ampio, perché la responsabilità professionale o del sistema, se volete, di non riuscire a dare risposte. La concrete, vere, giuridiche, tangibili. La responsabilità di Domenico si è preso carico di Davide, della storia di Davide, e ha agito la propria responsabilità di giornalista, rivolgendosi a noi, ma rivolgendosi anche a tutti i suoi colleghi, a tutto il suo mondo sociale, personale, familiare. Non è anche questo scontato. Questo non è un libro che legge per un pezzo. Questo è il libro che appunto ti inchioda e ti dice, ti fa capire che la realtà in cui sei è questa, e che sei tu il primo a doverla cambiare, dover agire per cambiare. Perché riguarda te, riguarda ognuno. Quello che diceva Natascia prima di me è molto importante, quando dice, quando ha detto, nel ampliare il diritto di qualcuno vuol dire riconoscere, non vuol dire restringere i diritti degli altri. E questo è vero. È anche vero però che siamo noi i primi a dover chiedere questi riconoscimenti, a poter chiedere questo anche a noi. Non ci verrà mai regalato nulla, e l'esperienza di Davide, per quanto da tanti punti di vista può sembrare anche fallimentare, perché alla fine cosa abbiamo risolto? Cioè, tutto ciò che è girato attorno a Davide, che si è messo a servizio di Davide, cosa concretamente ha risolto? Poco, forse. Però che cosa ha restituito? Ha restituito dignità a Davide e non solo a lui. Quindi io vi invito non solo a leggerlo, ma a leggerlo anche, a leggere questo libro con una, forse con un po' di stomaco sotto alcuni aspetti, ma anche con anche lasciando di interrogare, lasciando di trasportare su ciò che magari io oggi posso fare male, riuscendo. È sicuramente un libro di libertà, che parla di libertà, di libertà di essere, di libertà di realizzare l'essere personale e collettivo. Ci sono dei dati positivi. Riguardavo gli impegni di quest'ultimo da settembre ad oggi sulla questione del giudizio. A settembre è stato presentato un libro sulla carriera, eventualmente poi ne parleremo se volete, se lo riterrete. Un libro che parla proprio del riconoscimento all'interno delle scuole di un documento di una persona che non si identifica nel proprio genere e chiede di essere identificata con un altro genere. Vi do come dato. A novembre l'associazione Rete Renford, che è l'associazione nazionale di avvocatura delle LGBT, che si occupa in particolare dei diritti e delle persone LGBT, a Reggio Calabria decide di realizzare l'Assemblea Nazionale dal titolo Il benessere della persona LGBT in cui l'AS. Oggi, qui, la Garante per la Salute presenta, o meglio, organizza e presenta un libro sulla tematica LGBT, sulla storia di Davide, per ampliare le nostre risorse. Allora, io non mi sento di dire che la situazione è vera, che le persone LGBT sono di solo vittime. No. Le persone LGBT, la realtà LGBT, QIA+, italiana, è una chiave per chi la vuole leggere in questo senso. È un trampolino, è un paradigma forse. Sicuramente
è un qualcosa che ci chiede di agire e si sta muovendo anche da noi in maniera molto lenta, in maniera molto sicuramente, ecco, forse poco organizzata, poco collaborante, ma io ritengo che se c'è un ultimo grazie che devo fare, lo devo fare anche al mio compagno che è qui e che mi supporta e mi sopporta sotto tanti aspetti. Ma non è un grazie di facciata, è un grazie che nasce dalla speranza domani di poter fare di più, di poter essere di più, di poter riconoscersi ed essere ancora più cittadini di questa Calabria, meglio di come abbiamo fatto fino ad ora. Grazie a tutti. A scuola giocavano la ragazza sfogliata educazione civica, mentre la maestra faceva lezione o sfogliato un libro, fin dove ancora non erano arrivati con il programma, e leggendo la parola omosessuale mi ha incuriosito la spiegazione, però volevo capirne di più. E non hai chiesto alla maestra? No, volevo capirne di più da solo, quindi quando sono tornato a casa ho preso il dizionario e ovviamente ho trovato quello che cercavo. Era l'ora di pranzo. Mia mamma doveva ancora rientrare. Tornava sempre per le 2:30 del pomeriggio. Mio padre era in casa a cucinare, così ho preso il vocabolario da solo e l'ho aperto. Ho letto tutta la spiegazione e ricordo che c'era proprio la parola gay. Non so come spiegare, ma questo termine mi ha fatto sentire talmente strano come fosse stata una scoperta. Pensavo che l'omosessualità che avevo letto in un libro fosse una malattia e quindi che l'essere gay si potesse curare. Si era accesa una speranza, potevo guarire. Ci parla di, diciamo, dice che
università, questo è il termine che uso, o di osare, dice questo Davide, è una cosa che mi è molto colpito, insomma, leggere questo libro, ovviamente racconto di tutta la storia di Davide e anche della parte anche autobiografica di Domenico. Dice Davide, o di usare il termine diversità per rappresentare le persone lesbiche, gay, bisessuali. E questo a me mi ha colpito perché anch'io, insomma, da tanti anni mi sono impegnato appunto nella battaglia per i diritti umani nel nostro paese, nella nostra terra, non solo nel nostro paese. Ho sempre considerato, diciamo, la diversità un termine che non mi è mai piaciuto, perché noi siamo esseri umani. Ogni essere umano, come tanto recita anche la nostra bellissima Costituzione, l'articolo 3 della nostra Costituzione, recita che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. Dobbiamo ricordare intanto la nostra bellissima Costituzione, diciamo, frutto della lotta antifascista nel nostro paese, insomma, no? Nel periodo del fascismo le persone omosessuali addirittura venivano mandate nei forni con le crematorie. Ma dobbiamo ricordare la nostra Costituzione, perché è una Costituzione che purtroppo non sempre dimenticare, non riferisco appunto al mio intervento, diciamo, la finestra che ho fatto politicamente, voglio essere politicamente scorretto. Dice la nostra Costituzione, l'articolo 3, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso e di razza. Sono temi che a me molto cari, no? Che pratico quotidianamente nel mio impegno appunto di volontario nei tanti profughi, di lingua, di opinione politica, di condizioni personali e sociali. Pensate quanto è bella la nostra Costituzione, l'articolo 3 della nostra Costituzione, che ci racconta e ci mette a disposizione insomma, una riflessione importante rispetto a quello che sta accadendo nel nostro paese, quello che accade intorno al nostro paese. Se Domenico Latino, così come le battaglie che ho conosciuto Lucio D'Arcola nelle battaglie che ha fatto e continua a fare nell'ambito dei diritti, per i diritti degli omosessuali del nostro paese, perché dobbiamo parlare ancora di diritti degli omosessuali del nostro paese? Io ho visto vivere in una società in cui non c'è più necessità di parlare di diritti, perché siamo appunto, come dice la nostra Costituzione, uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso e di razza. Però evidentemente se Domenico Latino, le battaglie di Farrugia e tanti altri nel nostro paese sono necessarie, perché evidentemente ancora nel nostro paese c'è bisogno diciamo di divulgare una diversa quasi cultura rispetto a questi temi. E pensate, a proposito, diciamo, di cose, ecco, si faceva riferimento anche ai numeri, lo diceva la Presidente dell'Arcighetto, negli anni in corso sono stati diversi centinaia, diciamo, di abusi che hanno subito gli omosessuali. E perché in questo paese era necessario fare una legge? E chi ha affossato la legge Zan in questo paese? Per pensare che 23 voti, la famosa legge Zan, è stata presentata in Parlamento, approvata da una Camera e affossata al Senato, è stata affossata per solo 23 voti. Cosa ha significato questo dal mio punto di vista? Anzi, pensate anche un'altra cosa, in quella legge c'era anche un articolo, mi sono soffermato su alcuni, l'articolo 7, che istituiva la giornata contro la violenza degli omosessuali. E però, insomma, nel nostro paese dobbiamo dirlo questo, in quel documento, dobbiamo dirlo perché, insomma, di cosa ci raccontiamo. Sebbene diciamo, questo libro di Domenico che ci aiuta a riflettere, ci aiuta a far riflettere, ma cosa ci raccontiamo? Se ancora nel nostro paese non siamo stati capaci di approvare una legge. Perché questo? Perché ancora c'è una, come dire, forma di chiusura, bimocca, da parte, diciamo, come dire, io mi auguro che poco fa Maria Stamanella ha annunciato una proposta di legge regionale. Spero davvero che nella nostra regione ci siano politici lungimiranti che approvano comunque
discutono, poi approvano questa legge, lo apro, poi lo anche tu, sinceramente, scusate, diciamo che sono un pessimista e quindi vi auguro davvero in maniera di portare avanti questo progetto, che è un progetto importante, come magari se vuoi e possiamo anche discutere. Ma se nel nostro paese non siamo stati capaci di approvare una legge di consenso, una legge di consenso evidentemente c'è tanto ancora da fare nella società del nostro paese, nella società del nostro paese. Ecco perché ritengo che è importante continuare queste battaglie e mi auguro, così come per i diritti umani, i diritti delle persone che fuggono da contesti di guerra, di fame, di persecuzione, anche i diritti di chi ancora oggi nel nostro paese viene discriminato per il orientamento sessuale, finalmente possiamo definitivamente, insomma, un giorno, questo è un'utopia, però dobbiamo in qualche modo immaginare questa utopia, un giorno, insomma, vivere in una società in cui non c'è più bisogno di pensare, di fare delle leggi che appunto tutelano queste persone da abusi. Per questa ragione concludo il mio intervento, ritengo che sia importante ancora oggi, perché noi dobbiamo ambire affinché la nostra società sia finalmente a una nuova visione rispetto a questi temi, ed ecco perché sono importanti i lavori che non lavoro, diciamo, di Domenico Latino, importante tutte le battaglie che sono state fatte, che bisogna fare, alla quale io devo continuare a dare il mio contributo, perché ritengo che ancora questa nostra società ha tanto bisogno appunto di costruire percorsi nuovi affinché possiamo vivere davvero, insomma, un mondo senza immaginare, pensare che chi è la diversità di cui prima parlava di nel suo prologo Davide non debba essere più considerata tale. Grazie. Cercherò di essere il più breve possibile stamattina.
possa intoccare delle corde molto sensibili, però non vorrei essere frainteso, no? E il nostro è un paese che ancora presenta dei profili di arretratezza culturale su determinati temi sconcertante, se non lo paragoniamo naturalmente a tutte quelle altre società avanzate, europee anche o per Europa, con le quali possono fare determinati paragoni. Oggi, come Natascia ci diceva prima, l'omofobia in Italia ancora esiste. Uno dei testimoni è proprio Davide, che è la persona dal quale Vittorio Emanuele Corradino vengono raccontate le vicissitudini. Vero che Davide, come posso dire, gli hanno danneggiato la macchina, ma soprattutto per tantissimi anni ha subito manifestazioni di omofobia fisiche, violenze fisiche e verbali, ma soltanto per il fatto di dichiararsi persona omosessuale, per il semplice fatto che Davide ha manifestato apertamente e senza compromessi ciò che è, a prescindere dal suo orientamento sessuale. Perché Davide porta con sé, viene percepito spesso dalle persone semplicemente come un agente provocatore, e poi, siccome ha un modo, dal mio personale punto di vista, fantastico di vestirsi, di manifestarsi in pubblico, perché è molto variopinto, diciamo così, anche se lo dico pure nel libro, una cosa, voglio dire, il codice vestito assolutamente non mi piace, perché sporadicamente indosso delle cravatte che sono veramente orrende, no, per il resto invece mi sembra proprio un atto di questa fantasia che a me personalmente non dà nessun disturbo, non dà nessun fastidio, ma quando questa esuberanza, estrosità, originalità, come volete chiamarla, poi diventa poi dopo una manifestazione di violenza verbale, oppure addirittura fisica in alcune circostanze, o appunto l'aver danneggiato la macchina, si diventa tale quando di mezzo c'è un altro grande problema che non abbiamo in Italia, non è soltanto la omofobia, vabbè, ci sono tantissimi altri, che è la sessuologia. Se poi questa qui è abbinata all'orientamento sessuale, allora siamo fritti, e quindi viene additato perché ancora non è passato adeguatamente il principio secondo cui una società avanzata deve essere intrisa della cultura del rispetto e non della cultura della tolleranza. La cultura del rispetto significa che tu, anche se magari per te stesso la cosa può andare bene, però nessuno può giustificare che tu hai delle manifestazioni violente nei confronti di una persona che invece si scrive in un modo differente da te. Okay. La sessuofobia e anche l'omofobia la vediamo, qui tocco una corda molto sensibile, ma non vorrei essere frainteso, perché io sono una persona dal punto di vista religioso completamente atea. Ho però un profondo rispetto confronti di chiunque creda in qualsiasi cosa, in modo commisurato, quindi nella misura in cui viene rispettato il mio, tra virgolette, credo, che non ho. Credetemi, essere ateo è anche uno svantaggio, perché io alcune volte, voglio dire, soprattutto quando vedo le persone in difficoltà che riescono a trovare conforto nella preghiera, mi sento anche un po' invidioso, perché l'altro spesso si sente pure solo. Detto questo, e rifacendomi all'attualità delle ultime ore, degli ultimi giorni, è nata una grandissima polemica, perché un partito politico, non importa quale, perché il punto non è questo, ha pubblicato sul canale social la rappresentazione della relatività, il presente, per essere in modo originale, va bene?
naturalmente era un messaggio politico ed era un messaggio provocatorio, ma era un messaggio provocatorio non nel senso, ci sono due tipi di provocazioni, no, io posso provocare il mio amico Lucio perché vogliamo animare una bella discussione e confrontarci, è una cosa che deve essere provocata se vogliamo una cosa. Cioè, la provocazione in questo caso era una provocazione di tipo culturale, animiamo un dibattito. Come è stata rappresentata la questione prima? È stata rappresentata con uno slogan che diceva: il bello delle tradizioni è che possono, si possono cambiare. E questo è assolutamente vero. Se non fossero cambiate le tradizioni nel corso dei secoli e dei millenni, non ci ritroveremmo ancora la terra ambiente. Le tradizioni è matematicamente certo che nel corso del tempo mutano, variano, si evolvono e possono addirittura deviare in modo imprevisto. E grande polemica naturalmente su questo, perché molti si sono sentiti offesi in questo, perché molti ritengono che le tradizioni invece sono immutevoli, quando invece non è vero, cioè se sono mutevoli se parliamo di conservatorismo, ma le tradizioni in realtà cambiano, perché se non fossero cambiate le tradizioni, per esempio, in termini storici si tratta veramente dell'altro giorno, oppure se parliamo di una quarantina d'anni, 40-45 anni, in base alle tradizioni noi per esempio dovremmo avere ancora in carica del diritto d'onore, cioè davanti a quel tipo di delitto, che viene punito in modo diverso, in modo più lieve, che veniva punito in modo più lieve, se a morire era un atto di una donna con la colpa di essere un'adultera, vero o falso che fosse stata. Era pure una tradizione. Anche in Pakistan c'è la tradizione che i matrimoni si fanno combinati e spesso ci sono, diciamo, pedofili che sposano delle bambine. Pure quella tradizione. Io spero che quella tradizione cambi, va bene? Ma al di là di questo, le polemiche si sono accese quando siamo arrivati alla famosa stessa comune. Perché la rappresentazione di questa natività era fatta con diversi stili di questa natività, dove c'erano due Marie, oppure c'erano due Giuseppe, oppure la natività era rappresentata con persone di colore non bianco. Poi io voglio dire, la vorrei vedere la raffigurazione vera, il colore della pelle della vera natività, considerando che si è verificato in Medio Oriente. Quindi poi faccio un'altra riflessione. Quindi sono nate tutte queste polemiche perché si è offeso il credo, perché si è offeso il dogma. Naturalmente, sempre sempre nella tradizione napoletana viene raffigurato con Maradona che sta là davanti a noi. Quest'anno va di moda, non mi ricordo che si chiama, il campione con il tennis. Quest'anno la scaletta di Sinner è andata a Roma. Oppure se ci troviamo la premier attuale, se ci troviamo il ministro Salvini nel presente, o ci troviamo voglio dire, le cose più fantasiose, naturalmente questa è una cosa simpatica. Ma se invece viene raffigurato come potrebbe anche essere teoricamente con due Marie, e diciamo per esempio con due Madonne lesbiche, allora qui si scatena l'inferno. Qui si scatenano, voglio dire, gli istinti più bassi, perché il problema è quello. E ritorna sempre allo stesso punto. Volete sapere qual è? Non mi interessa tanto il fatto, io posso considerare questa natività dal punto di vista personale, anche come posso dire, o anche non piacere, va bene? Però da lì ad arrivare, ad affermare, no, non può essere rappresentata in quel modo, perché in questo modo si rompe il dogma della famiglia tradizionale composta da uomo e donna, quindi la natività non può mai essere raffigurata
ma ritorniamo sempre al discorso del sesso e ritorniamo sempre al discorso dell'omofobia, perché poi 9 porto su 10 che cosa ti si dicono? Dice, vabbè, la persona omosessuale è ancora. In Italia non le ammazzano più. Poi la Taccia ci ha detto che invece c'è un episodio di omofobia ogni 3 giorni, forse ce ne stanno 10 che non sono state denunciate, così come succede per esempio con le violenze di genere, con le violenze sul corpo. Ok? Quindi il discorso torna che fin quando le persone LGBTQI, cluster, eccetera, diciamo, non manifestano il proprio essere pubblicamente, va sempre bene, perché nessuno li tocca. Ma se questa è la manifestazione che esce, diventa di rilevanza pubblica, invece incominciano sempre i famosi distinguo, che poi si manifestano sempre con questi qui da luce che conosciamo sempre, con quelli che venivano. Sì, io ho tanti amici gay, però, ma io ho tanti amici gay, ma sempre lì il famoso base. Niente, dopo questa mia lunga documentazione mi scuso, io sono veramente lieto di aver, da editore, di aver pubblicato questo libro che raccoglie la testimonianza di Davide, che credo sentiremo adesso in marzo, giusto? Sì, grazie. E, sono veramente lieto perché non solo incontra quello che è la mia lotta politica di tanti anni, ma da editore calabrese, la casa editrice Officina Torino, che sono nata nel 2019 e ho voluto fondare la casa editrice proprio qui in Calabria, si riallaccia insomma a quel concetto che diceva prima il sindaco all'inizio nel suo saluto, che è quello che bisogna moltiplicare le iniziative dove si dissemina cultura. E concludo il mio intervento riprendendo un po' un concetto che mi è piaciuto molto da parte del dottor Infantino, che ha espresso nel suo intervento, e il dottor Infantino, neanche a me piace la parola diversità, assolutamente, questa è una parola da abolita. Perché da abolita? Perché dobbiamo fare un ragionamento logico. Se le persone omosessuali, se una persona di un colore diverso, se una persona è grassa, troppo grasso, troppo magra, troppo anziana, ci sono pure discriminazioni nei confronti delle persone anziane, pensate un po'. Noi le identifichiamo come persone diverse, anche quando la utilizziamo, questo termine diverso, nella sua accezione positiva, cioè abbinati da tutte le buone intenzioni, sapete quel ragionamento? La diversità porta ricchezza, la diversità porta consonanza culturale, quindi non possiamo crescere che uscire più arricchiti se tante cose diverse si mescolano tutto quanto il resto. E mi spiace, in quel momento noi stiamo commettendo una piccola discriminazione, perché se io riconosco una persona omosessuale quale diversa, legittimo il concetto secondo cui è stato stabilito uno standard, e quello standard che è stabilito? Quando, perché, in che modo, con quale legittimità? Sono queste le cose con cui ci confrontiamo. Quindi io sostituirei il concetto di diverso con varietà, o con, come dice Davide anche nel libro, con il concetto di unicità della persona. Io ringrazio molto per avermi ascoltato e vi auguro naturalmente buon fine anno e buon nuovo anno. Prima di affidare le conclusioni all'autore, consentitemi di presentarlo. Giornalista, nato a Fagno nel 1979, consegue la modifica classica. Iscritto alla facoltà di giurisprudenza, frequenta gli Atenei di Messina e Siena. Inizia la sua prima esperienza giornalistica nel 2004, partecipando al recupero del Popolo Veneto, giornale soppresso dal fascismo nel 1925, e oggi pubblicato su internet come periodico di Premonte. Nel 2006 nasce il quotidiano regionale Calatriola e diventa subito corrispondente, occupandosi di cronaca e politica, dalla piana di Gioia Tauro fino al 2008. Sempre nel 2006, a un anno dello giro fortunio, è stato organizzato anche un'importante conferenza sul fenomeno dell'Andrangheta, svolta all'Università di Pisa presso il Palazzo della Sapienza. Iscritto all'Ordine dei giornalisti della Calabria, albo pubblicisti, dal 2008 collabora con diversi portali di informazione online. Nel 2013 è corrispondente di Gazzetta del Sud da Gioia Tauro, seguendo i principali eventi e le grandi tematiche che interessano il territorio. Per citarne alcuni, il trasporto delle armi chimiche siriane sequestrate
trasporto dell'aria industriale in Regione Lazio, le tematiche legate all'inquinamento ambientale, i problemi del quartiere detto della Giambra in Regione Lazio, le inchieste sulla 'ndrangheta della distrettuale di Mafia Regina. In questi anni, infatti, continua a fare la fissa per poteri della RAI, di Mediaset, della televisione nazionale giapponese e della NHK, e direttore di diverse riviste culturali, tra le quali il magazine Quanz, Tempi Moderni, distribuito su tutto il territorio nazionale. Siamo delle anime. Quindi Enzo Santi utilizza sempre con molta attenzione.
Marco Marchese, non posso ringraziarlo perché vedete non è neanche facile abbracciare certe tematiche, però di tutto umano, perché dopo aver deciso di scrivere questo libro con diciamo il figlio del cronista, la prima cosa che ho cercato di fare è quella di contattare una casa editrice, un po' grossolanamente mi sono messo lì davanti alle mail, inviare il mio manoscritto a decine e decine di contatti, tanti non mi hanno risposto perché poi ho scoperto che non è questa la strada migliore per farsi conoscere, soprattutto se hanno esordio, altri ahimè mi hanno risposto che non sono tematiche che interessavano o delle quali si potevano occupare. E questa cosa mi ha colpito molto, invece in officine editoriali del Medio ho trovato una piccola, ma lo ribadisco sempre, dignitosa casa editrice e sono contento soprattutto di aver conosciuto una persona come Marco Marchese. Beh, tutti mi affatto, insomma, non posso che ringraziare per quanto si sta facendo per questo libro che si inserisce in un percorso che la stessa grande Stancanelli ha già avviato nei mesi scorsi a difesa appunto dei diritti, anche dal punto di vista della tutela della salute e con un confronto costante e continuo con le associazioni del territorio, anche le associazioni LGBTIQI+, che parlava così. Sto cominciando a imparare perché questo è un mondo che non conoscevo e l'ho scritto quasi questo mio libro per non mancare una promessa fatta. Prima Anna Maria leggeva il passo che raccontavo questo mio primo approccio con Davide, e l'ho conosciuto a Gioia Tauro durante una serata di gara alla quale non volevo neanche partecipare perché a volte insomma sono anche un pochettino noioso, vero? Tu che mi segui un po' tutte lo sai, però insomma quella è stata davvero l'occasione giusta, cioè mi sono trovato in un posto giusto, un momento giusto per poter conoscere un mondo che prima mi ero sconosciuto. Eravamo lì, stavamo premiando tante eccellenze calabresi, della sportiva, della startup, della impresa virtuosa, personalità e autorevoli, c'era anche un altro giorno famoso, a un certo punto mi ritrovo questo ragazzo molto eccentrico, quello pinto, come ha detto Marco, con i capelli blu, gli orecchini, con la barba lunga. E ho visto che tutti quanti si avvicinavano a complimentarsi con loro, che lui stesso ha detto una lettera strappalacrime, e così ho conosciuto la storia, così per caso ho detto, sai, si potrebbe scrivere da buon cronista, si potrebbe scrivere un libro su di te e lui è subito accettato. E non vi nascondo che io stesso ho iniziato questa piccola avventura con tanti dubbi, ma lo si dice anche dalle domande che faccio Davide, che sono domande che, cioè per il lettore attento, anche se poi insieme al lettore non riesce a lasciarlo così, sono domande che a volte diciamo tradiscono anche i miei pregiudizi e i miei stereotipi, perché noi siamo cresciuti nella mia generazione con alcuni cani. Di Davide mi ha colpito la genuinità, l'ingenuità, ma allo stesso tempo anche la determinazione, la voglia di vivere, di libertà. Guardate, la ragazza viene passata davvero tante, lui tuttora si trova in Campania, a Napoli, è andato via dalla sua terra che ama e continua ad amare. E l'ho sentito stamattina, ha avuto il Covid, adesso è dovuto tornare al lavoro, lui vorrebbe rientrare in Calabria. Ma per far questo ha bisogno insomma di ricucire alcuni aspetti della sua vita. Io gli auguro insomma di poter fare rientro più presto, non perché a Napoli dove si trova sempre di male, però perché appunto so che lui desidera rientrare, abbracciare i suoi genitori e poter trovare un lavoro in Calabria. Questo libro non tratta soltanto di omofobia, ma abbraccia tante tematiche, tante problematiche molto molto attuali. Dalla disoccupazione, Davide è cresciuto con un papà disoccupato e con una mamma che è mancata tutto il giorno perché doveva provvedere lei al sostentamento della famiglia. Quindi una sorta, io l'ho chiamato così, impropriamente, sono stato corretto da Davide, sono stato smentito da Davide, poi corretto da Marco. Io pensavo di aver di fronte un ragazzo cresciuto con un papà e mamma, che erano papà,
che questo in qualche modo possa aver influito sulla sua, diciamo, sua interpretazione, non è così l'abile, diciamo che fin dai primi anni della sua esistenza sentiva dentro di sé questa, questa condizione che lui stesso non riusciva a capire e che poi ha preso, penso, drammaticamente attraverso un corporale. Quindi in questo libro traspare anche la, come dire, una lacuna grandissima che è quella della, della mancanza della, di una materia della educazione sessuale che sarebbe fondamentale anche in scuola. Infatti Davide pensa di essere, di avere una malattia, di essere malato, corre a casa e apre il dizionario, trova la parola omosessuale e si riconosce in quella parola. Quindi è un concetto che sviluppa da solo, una condizione che matura da solo. E questa solitudine di Davide ricorre spesso. Ha ragione l'altra quando Davide si, a dire che Davide si è ritrovato da solo, purtroppo, a cadanzato dopo aver subito quell'infame gesto di trattamento dell'automobile che lui ha comprato con tanti sacrifici che ancora sta continuando a pagare. E perché avviene questo? Perché il sindaco Ranuccio, ma anche il dottore Barrera, tutti quanti noi, hanno detto che le cose stanno cambiando, per carità, è vero, il suo partito di riscatto, l'ha sorprendendo anche la presidente nazionale della Cigliese, Tascia Paese, è vero che noi abbiamo avuto anche due presidenti di regione omosessuali, per carità. Però io credo che forse mi sbaglio, ma attraverso il racconto di Davide credo che nonostante tutto, nonostante noi abbiamo vissuto anni molto difficili in cui la goliardia su certe frasi omofobe era a ordine del giorno, anzi ci hanno costruito dei film su questo, no, noi tutti ricordiamo degli sketch che abbiamo appunto utilizzato anche da tutti noi per scherzare con gli amici e che mi piace ricordare che oggi, così come sono le cose, avrebbero sproncato sul passo di qualsiasi carriera. E io però noto che tra di noi, tra la nostra generazione, ieri ho preso dai miei figli, non siamo una generazione veramente boomer, così come si usa dire, ma siamo un pochettino generazione X, siamo un pochettino posto più grande. E allora io dico che tra di noi c'è un maggiore sensibilità. Abbiamo avuto la possibilità di maturare questo cambiamento e di acquisire, cioè di modificare anche il nostro atteggiamento e di correggere i nostri errori. La generazione successiva, che è la cosiddetta generazione millennial, è sensibile a queste tematiche perché io ho toccato con mano, li ho visti partecipare alla giornata del Pride, tanti ragazzi, anche dei nostri territori, di Parma, di Gioia, eterosessuali, partecipare e stare accanto quelle persone che manifestavano giustamente, rivendicavano i propri diritti, le generali, un evento bellissimo, coloratissimo, di maggio, alla quale ho partecipato anche di una oltre Stagna Nenes, con tanti altri di voi erano presenti, e quindi c'era ancora questa sensibilità. Ciò che mi fa paura è la nuova generazione. La generazione Z che vive si alimenta di social network, di virtuale, di internet, perché vedete Davide, quello che ha oltre al bullismo a scuola, lo ha subito per essersi esposto Marco sui social canali cosiddetti social network. Lui è un attivista, è molto provocatorio, alcuni atteggiamenti ovviamente sono ben studiati per poter innescare appunto un dibattito, perché non la polemica, ma per dentro perché siamo sempre costruttivi, no? Era da noi in un periodo particolare in cui Enzo ci discuteva proprio del DDL Zan, e in quel periodo in cui eravamo come presidente della regione, insomma, il presidente della funzione Spirdi, lui ha usato, ha avuto l'attività di confrontarsi pubblicamente, disaperto, sui social che utilizza, Facebook, come Instagram, eccetera, e quegli attacchi poi alla fine sono scaturiti da quel mondo che è virtuale, molto virtuale ovviamente, poi come noi tutti possiamo constatare le conseguenze di ciò che si dice, di ciò insomma, che avviene su questo mondo virtuale, poi però si riversano nel mondo reale, appunto con l'emendamento dell'automobile di Davide, con tanti insulti, omofobi, un odio palpabile. Lo stesso Davide lo ha sottolineato, che lui è sempre stato in qualche modo deriso, canzonato,
fin da piccolo, ma ha specificato che oggi avverte una cattiveria in questo, mentre da piccolo questa cosa non riusciva, adesso percepisce appunto questa cattiveria. Quindi bisogna fare attenzione ad aiutare, a sensibilizzare le nuove generazioni, nuovissime generazioni. Ecco perché il mio auspicio è, per carità, sono contentissimo che la classe politica, il amministratore, le istituzioni, il territorio abbiano accolto questo mio manoscritto, ma il mio auspicio è che possa entrare al più presto nelle scuole, perché ai ragazzi bisogna parlare di questi argomenti. Argomenti che, come tu, non sono facili. Io stesso ho avuto delle difficoltà nell'espormi trattando questa tematica. Per carità, lo faccio giornalmente, io per il mio lavoro sento il dovere proprio di raccontare, di riportare al meglio, in modo a volte anche asettico, o anche a volte anche romanzato, ma sempre super partes, perché mi sento appunto un cronista, ha il dovere di riportare tanti cose come stanno, senza metterci del suo, però ha anche il dovere di essere molto attento a quello che cerca di intorno. E quindi mi è capitato magari di raccontare dei diritti mancati dei migranti di San Ferdinando, che sono del doppio di San Ferdinando, che è il primo inferno, dei diritti negati ai bambini rom della zona del Tibetano, dei diritti negati a chi sbarca quotidianamente sulle nostre coste, e non è che in qualche modo abbiamo un ruolo. Io, per quanto riguarda l'informazione, voi siamo attivisti e vediamo ogni giorno queste scene, sappiamo proprio che vediamo ogni giorno bambini, insomma, donne che soffrono, e allora allo stesso modo ho sentito il dovere di raccontare la storia di un ragazzo omosessuale. E vedete, ieri sera ho avuto l'opportunità di consultare una persona che stimo, a Reggio Calabria, un magistrato, e lui ha detto una frase che mi ha toccato particolarmente. Ha detto: la difesa dei diritti non è mai a rischio, a costo zero. E allora, se è vero come è vero, a costo zero, è nostra responsabilità, o perlomeno l'illumina che per il lavoro che faccio mi prendo meriti e anche oneri, onori e oneri, però ho avvertito la mia responsabilità trattare questo argomento che per alcuni è ancora molto scottante. Ma non lo dico da eterosessuale, non lo dico da uno che crede nel presente tradizionale. Io sono un fedelissimo di Eduardo De Filippi, non voglio che lo sa, lo scrivo in misa a vedere la donna a casa con lei, ma sono qui a confrontarmi con voi e ad ascoltare la curiosità. Questo presente, diciamo, innovativo che ho già visto su internet, e che ho accolto con simpatia, con curiosità. Quindi vedete, l'importante non è condividere per forza le proprie opinioni, anzi è bene che ognuno abbia posizioni diverse. La cosa più importante è il confronto. Il confronto e il dialogo, perché la mancanza di confronto genera odio, e lo genera nel microcosmo, quindi con episodi appunto di odio, di violenza nei confronti delle singole persone, e la mancanza di confronto, Enzo, tu ce ne insegni, perché hai vissuto in quel territorio, le situazioni, proiettata nel macrocosmo, genera purtroppo guerre. Quindi vi invito, io vi ringrazio, vedo tante facce amiche, tante volte amiche, però il mio desiderio è quello che non per il mio libro, per carità, io una parte lo considero il libro di Davide, perché racconto la sua storia, ho avuto il privilegio di raccontarla, però mi auguro che di questo argomento, di questo messaggio, possa passare anche attraverso persone che io ancora non conosco, attraverso i giovani, possa essere argomento di dibattito, perché solo così si possono superare gli steccati, gli stereotipi che noi tutti ci mettiamo dietro, purtroppo, insomma, da tempo, ma non per colpa nostra, perché la società è mutata, è cambiata. E quindi è giusto, come diceva Marco, guarda, se le tradizioni, le condizioni, vogliamo di essere, quindi dobbiamo essere sempre pronti ad accogliere i cambiamenti, ad ascoltare soprattutto le storie come quelle di Davide, che tra poco vedremo,
voi pensate avrebbe voluto condividere con noi come ha fatto la Maesi questo evento, ma non può perché si trova a loro, regge dal Covid, si trova a loro e non ha neanche il tempo di fare un collegamento di due minuti, meglio così, però ha avuto insomma la sensibilità di risalire, visto non più di salutarci, che adesso ascolteremo. Grazie a tutti della vostra presenza. E gli auguri di un buon fine anno e di un fine 2020. Grazie. Allora, grazie Domenico, ti ringraziamo tutti per gli insegnamenti e per il messaggio che attraverso questo libro tu ci lasci, e approfittiamo per augurarti un 2024 che possa essere ricco di successi professionali per come emeriti. Ho visto avvicinarsi il presidente del Rotary Club Gioia Tauro, forse vuole intervenire prima poi di chiudere con il video messaggio di Davide. Credo che sia più corretto chiudere con il video messaggio di Davide. Mi permetto soltanto. Grazie, mi permetto soltanto non il mio personale, ma del Club Rotary di Gioia Tauro, con cui mi senti in famiglia, perché come Nicoladino non solo sono, sono una Maria anche. Mi permetto di esprimere gratitudine a Domenico per il libro che ha scritto e a tutti i relatori che oggi del libro e dei temi molto importanti contenuti nel libro si sono occupati. Vi anticipo che noi, come Rotary di Gioia Tauro, abbiamo il desiderio di organizzare il prossimo anno un evento omologo e forse prendendo spunto dall'ultima considerazione di Domenico Latina dell'importanza che questi temi siano trattati, siano soprattutto affrontati con giovani, non sarebbe male organizzare qualcosa in ambito scolastico. Mi permetto di fare solo una considerazione stimolato dal vostro intervento. Collega, è vero che la legislazione spesso non aiuta nello specifico, però è altrettanto vero, qui richiamo l'intervento di Enzo Intantino, che noi abbiamo un documento straordinario, la nostra Costituzione, l'articolo 3, si è consentito attirare l'attenzione sull'articolo 2, che è ancora più importante, che è il presupposto dell'articolo 3. L'articolo 2 ci fa capire che i nostri costituenti hanno posto al centro della nostra nazione la persona umana. Non si distingue, non si specifica, si parla di persona umana, ed è proprio la persona umana che è al centro del nostro ordinamento e della sua dignità, ma soprattutto è la libertà di espressione. Non vi è tutela della persona umana se la persona umana non ha diritto ad esprimere le proprie attitudini. E poi qui possono essere disparate, si può credere in Dio o non crederci, si può avere un atteggiamento sessuale piuttosto che no. Una Costituzione fatta, vorrei utilizzarlo, ho avuto il privilegio di leggere i lavori preparatori di una Costituzione fatta non per andare contro un modello o contro una parte, diciamo, del contesto politico, ma fatta a favore dell'uomo e della sua dignità. E questa è una prima considerazione che ci dovrebbe dare maggiore, da questo punto di vista, maggiore, diciamo, coraggio, maggiore, diciamo, sicurezza rispetto alla battaglia che si intende condurre. Ma poi mi chiedo, nella nostra società assistiamo a violenza di genere, assistiamo a fatti che vedono discriminati dei cittadini solo perché hanno un orientamento sessuale, ecco, autonomo, proprio, individuale, diverso da quello che la maggioranza riterrebbe, diciamo, standard. E rispetto alla necessità di arginare, di porre un freno a questa deriva, a questa, diciamo, situazione intollerabile, io mi permetto di osservare, qui concludo, come noi non dobbiamo nemmeno inventarci nulla, non abbiamo la necessità di inventare principi. Ricordiamoci piuttosto che la nostra civiltà, che ha un'origine intorno al V, al IV secolo avanti Cristo, e nella rete di Pericle non veniva minimamente discriminato il cittadino ateniese per le proprie attitudini, le proprie, diciamo, scelte, il proprio orientamento. Ma
voleva gli altri, avevano questi cittadini, parliamo la loro lezione, la loro lezione, noi diciamo l'abbiamo riversata la nostra Costituzione, dovremmo tenerla presente nella vita quotidiana, è l'uomo al centro, è la sua dignità ed è la sua libertà di esprimere al massimo e senza condizionamenti la propria personalità. L'unico limite, ed ecco perché le norme devono essere più in negativo che in positivo, le norme non devono imporre come comportarsi, cosa fare, come vestirsi, che religione voglio dire professare o che orientamenti sociali bisogna avere. L'unico limite alla libertà di espressione è quello che ci impone di fermarci allora quando noi vogliamo in essere condotte che sono dannose per gli altri. Grazie, grazie a voi. Contro la discriminazione, lotta contro il comunismo e lotta contro il